questo è il più grande progetto che Repower ha mai realizzato. È un investimento di 125 milioni. Non si tratta solo della centrale e del rinnovo delle turbine, ma il progetto parte già dalla captazione d'acqua di salva, le condotte di collegamento, la captazione di braita, la camera apparati agli asciali, l'ingrandimento delle gallerie e del bacino a Puntalta, il rinnovo della presa di Puntalta, il rinnovo della condotta forzata. In centrale sono state cambiate le tre turbine principali, sostituite da tre nuove Pelton turbine. Prima erano con l'asse orizzontale, adesso hanno un asse verticale e sono più compatte. Tutti i cambiamenti del progetto portano a una produzione annua che aumenta del 10%. Prima producevamo energia per circa 20.000 case unifamiliari, dall'anno prossimo ne produrremo circa per 22.000 case unifamiliari. Abbiamo avuto dapprima il Covid a inizio progetto, la guerra in Ucraina, a febbraio 2022. La situazione si è portata che i prezzi dell'energia aumentavano, quindi avremmo potuto produrre tanta energia uguale ma venderla a un prezzo più alto, e i costi dei materiali salivano. E oltre ai costi, anche la garanzia di ricevere i materiali nel tempo prefissato non era più garantita. Fermare il progetto avrebbe causato comunque dei costi fissi che avevamo già garantito, che avevamo delle macchine comunque datate che avrebbero potuto uscire di servizio da sole perché la manutenzione non era più possibile. Siamo nei termini e siamo fiduciosi che riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo di andare in servizio entro fine giugno 2024. Per Repower è l'investimento più grande mai fatto. Per la valle abbiamo appaltato diversi incarichi a ditte locali di un valore di circa 25-30 milioni. Per me una grande responsabilità, un orgoglio, un lato e una grande motivazione. Ed è sicuramente un'occasione unica poter seguire un progetto così grande, vicino a casa, e alla fine una grande soddisfazione.